Io ho cercato di impostare questa mia attività dei primi 100 giorni secondo una prospettiva che prescindesse dall'approccio tradizionale. L'assessore alla cultura come assessore che si occupa di arte, musica, spettacolo, cioè della gestione ordinaria. Siccome credo fortemente che il problema di Messina sia innanzitutto un problema culturale, nel senso alto e pieno del termine, significa che bisogna lavorare perché la comunità messinese modifichi il proprio modo di approcciarsi al territorio. Quindi l'autopercezione che i messinesi hanno di se stessi come comunità deve cambiare in rapporto al territorio che vivono. Quanta ce n'è attualmente di questa autopercezione? E ce n'è pochina, lo indico con una metafora. Viene spesso usata da giornalisti, anche da persone che intrattengono su problemi relativi alla città, il termine messinesità, come se fosse un termine dalla forte carica identitaria. Io credo che messinesità sia un luogo comune, un termine un po' cialtronesco per definire il peggio che Messina ha sviluppato nel corso dell'ultimo secolo. E allora propongo in alternativa il termine messinitudine, che è una maniera forse sofferta, ma raffinata, partecipe, di costruire e declinare identità nuove, che è quelle di cui Messina ha bisogno. So che spetta al sindaco, ma sa già chi la sostituirà? No, non ho idea perché ho lasciato Renato liberissimo di fare le sue scelte che si sono sempre dimostrate felici.